Ben ritrovati a Passione Biancorossa, la trasmissione interamente dedicata all'FC Südtirol. Buonasera a tutti voi e buonasera al nostro gradito ospite di questa terza puntata della stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto al difensore biancorosso Giovanni Zaro. Grazie Gio di essere qui con noi. Grazie mille a voi e buonasera a tutti. Partiamo parlando subito del tuo approdo in biancorosso. Come è maturato e che ambiente hai trovato sia fuori che dentro il campo? Ma devo dire che il mio approdo qua in biancorosso è stato molto, molto rapido. Anche la trattativa con cui sono venuto qui è stata molto veloce, quindi è un progetto che mi ha colpito e mi ha convinto fin da subito. Quindi sono stato deciso, convinto e penso che ad oggi sono convinto di aver fatto assolutamente la scelta migliore, sia per quello che riguarda il campo, sia comunque per il contesto, per il gruppo che ho trovato. Conoscevi in qualche modo questa realtà calcistica? Questa realtà calcistica di persona no, l'ho sempre conosciuta per sentito dire e i pareri che ho ricevuto sono sempre stati tutti più che positivi, quindi per me è stata una scelta davvero, davvero facile. Come valuti questo primo scorcio di stagione? Ma penso che sicuramente dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo ottenuto fino adesso. Abbiamo ottenuto 3 vittorie, un pareggio, una vittoria in Coppa Italia. Quindi penso che il bilancio è assolutamente positivo e oltre che per quanto riguarda i risultati anche per le prestazioni. E andiamo a vedere ora con l'ausilio della grafica i risultati. L'ultimo turno, la classifica e la prossima giornata. Prosesto Fiorenzuola 0-0, Padova Triestina 2-0, Piacenza Pro Patria 1-1, Südtirol Pergolettese 1-0, Trento Gian Erminio 1-0, Albino Leffe Mantova 1-0, Juventus Under 23 Pro Vercelli 0-2, Lecco Feralpi Salò 1-0, Seregno Renate 0-1, Virtus Verona Legnago 1-1. E ricordiamo anche i risultati dei recuperi che si sono giocati ieri: Juventus Under 23 Triestina 2-1 e Virtus Verona Piacenza 1-1, per una classifica che dopo 4 giornate vede a 12 punti Padova e Pro Vercelli, 10 Südtirol Albino Leffe, 9 Lecco, 7 Renate e Trento, 6 Juventus Under 23, 5 Fiorenzuola, 4 Pro Patria, Gian Erminio, Feralpi Salò e Piacenza, 3 Mantova e Pergolettese, 2 Legnago, Triestina e Virtus e Verona con 1 punto Prosesto e Seregno. Il prossimo turno, 5ª giornata, domenica 26 settembre alle 17.30, Feralpi Salò, Juventus Under 23, Fiorenzuola Seregno, Giana Erminio Albino Leffe, Legnago Südtirol Mantova Piacenza, Pergolettese Virtus Verona, Pro Patria Padova, Pro Vercelli Trento, Renate Prosesto e Triestina Lecco. Quella scorsa è stata una settimana intensa e ricca di soddisfazioni per la squadra, con 3 partite interne, 2 di campionato, 1 di coppa e 3 successi importanti e nitidi. Sì, è stata assolutamente una settimana molto intensa, dove volevamo comunque dare un messaggio della nostra presenza, del nostro valore. Ci siamo riusciti partendo dalla prima vittoria, poi quella in Coppa Italia e poi l'ultima con la Pergolettese, quindi è stata una settimana importante, avevamo bisogno di, come ti ho detto prima, dare un messaggio importante, ci siamo riusciti sia sotto il punto di vista del risultato che delle prestazioni, quindi siamo assolutamente contenti. Dare e darvi un messaggio, giusto? Assolutamente, dare un messaggio anche al campionato comunque della nostra presenza, del fatto che ci siamo e che ci saremo fino in fondo e darci un messaggio proprio all'interno dello spogliatoio e acquisire ancora più consapevolezza del nostro valore collettivo. E andiamo a vedere i riflessi filmati della partita con la Pergolettese nel servizio realizzato dalla redazione. Alla fine, dopo 82 minuti di tentativi, l'FC Südtirol ce l'ha fatta ad abbattere il fortino della Pergolettese e salita a Bolzano con il chiaro intento di portare a casa un punto. I padroni di casa prendono subito in mano la partita e al quarto d'ora arriva la prima occasione con un destro dal limite di Bro che manda la palla a sfiorare il palo.
Al 24esimo un'altra occasione ancora per Bro, che si avventa sul lungo traversone dalla destra, ma il suo diagonale finisce alto. L'FC insiste ma non concretizza e la prima frazione si chiude con un destro in semi rovesciata di Fischnaller, che spedisce di poco a lato. Al rientro in campo le due squadre vengono accolte da un vero diluvio che inzuppa l'erba del Druso, rendendo ancora più arduo il compito del Sutiro, che apre le danze con un potente diagonale di Tite con fortunosa deviazione in angolo di un difensore. Poi per poco non ci scappa la beffa con i cremaschi che al 18esimo se ne vanno in contropiede. Baritti crossa dalla destra per la corrente Guiu che di testa manda alto. E quando la stanchezza inizia a farsi sentire anche per via del campo pesante, arriva il gol partita firmato da Beccaro, entrato in campo da una ventina di minuti con un gran destro a giro che manda la sfera nell'angolino opposto a quello di tiro. È il gol che decide il match. Da lì in poi l'FC controlla senza problemi e archivia il terzo successo consecutivo in altrettanti match al Druso. Dicevamo un successo prezioso, la squadra è uscita alla distanza per quanto riguarda la concretizzazione, ha colto 3 punti meritati con un avversario non facile. Ricordiamo che la Pergolettese tra l'altro ha tenuto a lungo sotto il Padova nello scontro diretto, al 78esimo era ancora avanti la Pergolettese, quindi sì, sì. Facile non c'è niente. Sì, in questo girone come in tutta la Serie C non c'è partita facile, non c'è partita scontata. La Pergolettese, come hai detto bene tu, ha tenuto fino all'ultimo il Padova, addirittura essendo anche in vantaggio fino a un quarto d'ora dalla fine. E poi vabbè, c'è da dire che comunque le grandi squadre, come possiamo esserlo noi, come sono Padova e altre del nostro girone, hanno anche la fortuna di avere delle soluzioni magari dalla panchina di maggior peso rispetto a tante altre squadre. Noi abbiamo una rosa molto ampia e dotata comunque di grandi giocatori, e alle volte comunque i giocatori che entrano dalla panchina ti fanno vincere le partite, così è stato per noi domenica, e quindi bene così, è un valore aggiunto in più sicuramente che ci porteremo tutto il campionato. Un valore aggiunto importante è quello di sentirsi tutti titolari assolutamente, in questo contesto. Andiamo a sentire ora le opinioni a caldo rilasciate da mister Ivan Javorčić subito dopo la fine della gara. È stata una partita difficile, ma oggi vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché hanno chiuso una settimana importante, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo chiuso una settimana in maniera come volevamo, abbiamo portato 3 punti difficili ma meritati alla fine, e quindi è una settimana da 9 punti, questi sono segnali di maturità e di un percorso vincente, quindi bravi ragazzi che hanno saputo interpretare la partita, hanno saputo starci anche nella difficoltà e poi, come spesso succede nella strategia delle partite, i cambi fanno differenza. È chiaro che più si porta avanti la partita e diventa più complicata, no? C'è quindi da giocare, però penso che noi alla fine abbiamo sempre comunque mantenuto un certo tipo di pericolosità, quindi ci sta nell'arco di 90 minuti, magari potevi sbloccarla all'inizio, è successo alla fine, ma la sostanza non cambia, quindi c'erano tanti momenti, tanti episodi dove potevi sbloccarla, quindi penso che nell'economia, quindi nella quantità alla fine delle occasioni o della mole di gioco, alla fine meriti comunque di passare in vantaggio, ma è una partita che può anche finire 0-0, ecco, insomma, però la sostanza non cambia. Un gol importante, mi fa piacere per il ragazzo che è un giocatore che ci porta mentalità, qualità, e siamo un gruppo molto omogeneo in questo momento e penso che deve diventare una nostra forza in un campionato così difficile con delle richieste di un certo tipo, quindi come lui ci sono stati dei altri cambi importanti come Odogwu, lo stesso Candelone, quindi ce li giochiamo bene nelle strategie delle partite. È un principio fondamentale per una squadra come nostra, se vuole competere a rimanerci a certi livelli deve saper starci in questo tipo di mentalità, in questo tipo di filosofia. È l'unico modo per noi per essere competitivi, per rimanere lì dove vogliamo. Gio, sei d'accordo con le parole del mister? Sì, assolutamente, come ti dicevo prima,
soprattutto per quanto riguarda il discorso del collettivo, che molto spesso i cambi fanno la differenza. Domenica ne è stata una prova. D'altronde abbiamo un gruppo importante, siamo due giocatori forti per ogni ruolo, ci giochiamo il posto e sana competizione, ma è il segreto giusto per andare avanti e raggiungere qualcosa di importante. E di partite come quelle di domenica ce ne saranno sicuramente tante, bisognerà stare sul pezzo con grande lucidità, sempre e comunque fino in fondo. Sì, assolutamente. Ci saranno tante partite dove incontreremo comunque squadre che ci aspetteranno, che ci faranno fare la partita per poi magari punirci alla prima disattenzione o ripartenza, come tra l'altro è successo domenica, dove abbiamo rischiato comunque soltanto in un'occasione, probabilmente viziata da un fallo a metà campo, però comunque abbiamo concesso quella piccola, tra virgolette, disattenzione che dobbiamo cercare di non concedere. Però comunque sì, ci saranno tante partite così, bisogna cercare di rimanere in partita, lucidi, calmi fino alla fine, anche perché vincere 1-0 segnando al decimo minuto o all'85esimo, come è stato domenica, cambia ben poco perché alla fine 3 punti sono sempre. Fin qui la gara di domenica, ora ci fermiamo per qualche istante, restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa. Bene, ritrovati alla seconda parte di Passione Biancorossa con Giovanni Zaro. Gio, nel complesso, a tuo giudizio, com'è questo girone A di quest'anno? Decisamente livellato verso l'alto o sbaglio? Sì, penso che comunque sia un girone molto equilibrato. Ci sono sicuramente delle squadre, delle rose un pochino più attrezzate, che hanno probabilmente un collettivo un pochino più ampio, con delle scelte insomma più importanti, però come abbiamo visto ogni partita è da giocare, da vincere, quindi bisogna pensare partita dopo partita con la consapevolezza che comunque noi possiamo assolutamente dire la nostra. Ancora un passo indietro alla partita di domenica scorsa, andiamo a sentire le opinioni a caldo nel post gara di Marco Beccaro, l'autore del gol partita, e di Manuel Fischnaller. È stata un'azione manovrata, poi Davide mi ha dato una bella palla filtrante, io di prima ho tirato, forse il portiere è stato un po' ingannato perché magari si aspettava che magari la stoppassi e niente, sono contento perché è un gol importante che ci ha dato 3 punti importanti per rimanere lì in alto e concludiamo una settimana che abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo passato il turno in Coppa, abbiamo fatto 2 vittorie in casa, in campionato, insomma siamo molto molto contenti. È stata una partita dura perché comunque loro sono una buona squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita così, magari potevamo cercare di forzare un po' meno le giocate, mantenere un po' più il possesso, farla girare di più, che magari facendo qualche possesso palla dietro dopo trovavamo gli spazi, però è stata una partita fatta bene, abbiamo sempre avuto praticamente noi la palla, loro, boh, penso che Jack non abbia fatto una parata e le occasioni le abbiamo avute noi, per cui dobbiamo continuare su questa strada. Penso che è stata una partita a senso unico. Sapevamo di trovare una squadra comunque forte, ben preparata, messa bene in campo, però noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo giocato bene, il possesso del palla è stato nostro. Logico, bisogna migliorare sul punto di vista, bisogna avere più cattiveria davanti alla porta perché le nostre occasioni anche il primo tempo ce le abbiamo avute e bisogna far di più davanti sicuramente, però io penso che è stata una vittoria meritata, è stata una partita che abbiamo giocato bene con l'intensità giusta e quindi 3 punti meritati e ce li portiamo a casa tutti. Oggi è stato un cambio che ci ha fatto vincere, è entrato Marco come è entrato bene anche gli altri che ci hanno dato una grossissima mano, però io penso che la squadra ha fatto un'ottima partita, io non mi ricordo un tiro da parte loro piuttosto che loro erano tanto pericolosi, abbiamo fatto una partita importante, bisogna migliorare su tanti punti di vista, questo è sicuro, però la squadra sta lavorando molto molto bene e sono veramente fiero dei miei compagni. Abbiamo sentito i commenti a caldo di Beccaro e di Fabian Tait. Guardiamo avanti dopo la partita con la Pergolettesi e si profila la sfida in quel di Legnago con i padroni di casa, con una squadra che chiaramente punta a conquistare qualche punto, gioco di parole. Sarà un'altra partita in cui bisognerà stare
sul pezzo dall'inizio alla fine, un'altra partita sicuramente impegnativa, Gio. Sì, sicuramente ci aspetterà probabilmente una partita molto simile a quella giocata domenica, con una squadra che probabilmente potrebbe aspettarci, e quindi bisognerà avere la stessa calma e freddezza che abbiamo avuto domenica, forse ancora un pochino di più. Però, ripeto, come dicevano i miei compagni, la partita di domenica, a parte quell'occasione nel secondo tempo, viziata comunque da un fallo a metà campo, ha mostrato un Südtirol che in questo momento è una squadra vera a tutti gli effetti, che capisce i momenti della partita, sa quando magari deve gestire il pallone o quando magari c'è da affondare un po' il colpo. Come dicevano i miei compagni, effettivamente nel primo tempo abbiamo avuto comunque due o tre situazioni dove potevamo sbloccare la partita. Non l'abbiamo fatto, quindi questa sicuramente è una piccola pecca della partita passata, perché comunque sbloccare le partite magari nel primo tempo fa scoprire gli avversari, ti crea più spazio e permette magari anche di fare qualche gol in più e di essere un po' più sereni prima del novantesimo. Parliamo un po' di te. Come hai cominciato a giocare a calcio? È vero che hai cominciato relativamente tardi? Sì, non ho iniziato proprio prestissimo. Ho iniziato quando andavo in quinta elementare, quindi relativamente tardi. Beh, sono sempre stato un appassionato fin da bambino, però non c'era qualcosa che da ragazzino mi bloccava. Poi devo assolutamente ringraziare i miei genitori, perché probabilmente mi hanno spinto in un campo e mi hanno lasciato lì e mi hanno detto inizi. E da lì in poi ho superato, tra virgolette, tutte le paure che da ragazzino avevo, e poi è stato un mondo da cui non ho mai più voluto staccarmi. Inizi con la Propatria, poi il settore giovanile dell'Inter. Che esperienze sono state? Sì, io ho fatto tutto il settore giovanile alla Propatria, ed è fondamentalmente quello che mi ha formato più di tutti. Poi ho avuto la fortuna di fare un anno di primavera, prima all'Albino Leffe e poi all'Inter. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque ti senti un po' in un altro mondo, ecco. Quali sono i ricordi più belli, gli aneddoti, le curiosità, anche quelli che sono stati i percorsi formativi che ti hanno dato di più? Beh, comunque io già alla Propatria, nelle giovanili, ho avuto la fortuna di avere allenatori bravi, preparati, che mi hanno comunque aiutato e mi hanno fatto crescere tanto. Poi ovviamente più cresci, più acquisisci anche una maturità tua, un bagaglio di esperienza che ti permette poi di arrivare dove sono ora in maniera pronta e in maniera completa. Però sono tanti bei ricordi che mi porto dentro per quanto riguarda la Propatria, per quanto riguarda l'Inter. Sono state tante belle esperienze. C'è un allenatore a cui sei affettivamente legato di più, perché ti ha trasmesso qualcosa di più? Ma proprio singolarmente, comunque, in particolare no, ma non tanto, perché tutti mi hanno sempre trasmesso qualcosa. Però comunque fondamentalmente ogni anno, anche nelle giovanili, ne ho sempre cambiato uno diverso, quindi con pochi si è creato un rapporto dove, diciamo, c'è un qualcosa di particolare da sottolineare. Ecco. Diciamo che hai cercato di acquisire tanto da tutti, competenze da tutti. Senti, prima delle tue due ultime stagioni a Modena hai giocato nella Propatria, e l'allenatore di quella Propatria era Javorčić. Sì. Che esperienza è stata? Lui è stato un allenatore che probabilmente mi ha allenato nel periodo in cui io avevo bisogno proprio di fare questo salto a livello di carattere, a livello di maturità, di responsabilità. Lui mi ha aiutato molto, mi ha dato fiducia. Con lui ho vinto un campionato in Serie D, uno scudetto, e abbiamo fatto un'ottima annata in Serie C raggiungendo i playoff. Ed è un allenatore che mi ha dato molto, soprattutto a livello di temperamento caratteriale. Mi ha fatto capire fin da subito che per stare a certi livelli bisogna avere degli atteggiamenti di un certo tipo, cosa che probabilmente ai tempi ogni tanto magari lasciavo passare. Invece, grazie anche alle sue parole e ai suoi modi di fare, comunque sicuramente sono più maturo. Come interpreti il ruolo di difensore? Io sono un difensore a cui piace tanto giocare la palla e impostare l'azione da dietro. Però comunque, vabbè, il difensore prima cosa deve difendere. Però comunque ho anche questa cosa qui che mi piace fare in più,
ovvero impostare l'azione da dietro. C'è qualche attaccante che ti ha fatto disperare più di altri? Qualcuno, cioè adesso, quando ero ragazzo che avevo giocato qua, avevo 18-19 anni, Fischnaller un po' mi aveva fatto impazzire, quindi lui una menzione bisogna fargliela, perché... Diciamo che in allenamento hai la possibilità. Sì, in allenamento diciamo che adesso posso un attimo vendicarmi, perché non mi aveva fatto passare di certo 2 ore belle in campo. Allora apriamo il libro dei sogni. Chi ti piacerebbe marcare? Vabbè, penso che giocatori più forti si marcano, vuol dire che più in alto si è arrivati e più si deve mettere alla prova. Quindi tutti quelli che sono in alto andrebbe bene. Senti, siamo ormai alle ultime battute. Fuori dal campo, quali sono le tue passioni, i tuoi interessi principali, i tuoi hobby? Allora, fuori dal campo, ho una bella cagnolina che mi tocca portare in giro spesso, quindi... Che lei si chiama? Stella, che è uno dei miei grandi passatempi, insieme alla mia ragazza che si chiama Daniela. Viviamo qua tutti insieme, quindi si sta bene, si stanno ambientando bene. Poi sono un fanatico di PlayStation, quindi amo giocare a FIFA. E comunque mi piace seguire il calcio, partite, sono sempre uno appassionato. E tra le proposito, quanto è importante il ritorno del pubblico allo stadio? Beh, penso che sia importante dopo quello che abbiamo passato, probabilmente non rende neanche l'idea, perché il pubblico dall'anno scorso ci è, lo dico anche se non giocavo qui, è proprio mancato sugli spalti a tifare, a prescindere dalla squadra, è proprio un'altra sensazione giocare col pubblico, col tifo, è un altro mondo, insomma. Grazie Gio, grazie della chiacchierata. Grazie mille a voi. In bocca al lupo, grazie Credi. Infinite. Il terzo numero di Passione Biancorossa termina qui, come sempre l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.